dalla lettera di San Giacomo Apostolo. E ora voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli Eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri. Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Sia lodato, adorato, ringraziato in un momento. Santissimo e benissimo sacramento. Abbiamo ascoltato l'Apostolo San Giacomo questa prima parte del quinto ed ultimo capitolo della sua lettera, che a Dio piacendo concluderemo la prossima settimana, distinta chiaramente in due parti. La prima è un'invettiva contro i ricchi disonesti, però si capisce che San Giacomo non ce l'ha contro i ricchi in quanto tali, perché la ricchezza in quanto tale è un pericolo, ma non un peccato, ma ce l'ha con i ricchi che si sono arricchiti a spalle dei poveracci, che sono stati defraudati. Noi sappiamo che defraudare gli operai del giusto salario è uno dei peccati che grida vendetta al cospetto di Dio, che offende infinitamente il Signore, che Dio punisce anche in questa vita, appunto perché grida vendetta al suo cospetto, non solo nell'altra. E poi la seconda parte, che è una splendida esortazione all'importantissima virtù della pazienza. Il titolo di questa meditazione è mutuato da alcune parole consegnate dalla Madonna di Fatima alla piccola e santa Giacinta: abbi tanta pazienza, perché ricorda che la pazienza ci porta in cielo. E proveremo a meditarci un po' sopra e vedere perché la pazienza è così importante e ci porta dritti in cielo. Con le ricchezze, dice Gesù nel Vangelo, che sono un grande pericolo in quanto tale. Molto difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli, per un motivo molto semplice: che le ricchezze sono la fonte, come San Giacomo accenna, del soddisfacimento di tutti i possibili piaceri, divertimenti, svaghi che si vivono in questa vita, nel mondo. Molti di essi possono anche essere leciti, non è detto che tutti siano in se stessi peccaminosi, anche se molti lo sono. In ogni caso, godere dei beni di questo mondo è fare una scelta, perché, come dice
la sapienza popolare, non si può avere l'uovo con la salsiccia, né la botte piena e la moglie ubriaca. Chi sceglie i beni della terra si priva ipso facto dei beni del cielo. Dio non concede i doni grandi e straordinari e soprannaturali, desiderabilissimi, spirituali, che sono l'anticipo della vita eterna in questo mondo, a chi non è capace di rinunciare a quelli più piccoli, che non sono mali volti in se stessi, ma sono beni molto molto bassi in confronto a ciò per cui noi siamo stati creati. Se un ricco fosse capace di utilizzare le ricchezze non per andarsi a godere qualunque bene della vita, ma per provvedere alle cose che servono a sé per una vita decorosa e soprattutto per potersi spendere per la gloria di Dio e poi sapientemente amministrare il denaro per fare elemosine, per fare del bene al prossimo, per aiutare le necessità della Chiesa, tutto quello insomma, tutti quanti gli usi santi del denaro, è chiaro che le ricchezze diventerebbero non soltanto non un ostacolo, ma un aiuto a diventare santi. Sono rari i casi nella storia della Chiesa, ma qualcuno c'è stato che è stato capace di fare questo. È molto difficile, dice Gesù nel Vangelo, ma non impossibile. Ecco, viceversa, nei casi in cui sono la maggioranza, perché anche Gesù nel Vangelo chiama la ricchezza disonesta, nel brano in cui dice procurate gli amici con la disonesta ricchezza. Nei casi sono molti in cui la ricchezza è macchiata di disonestà o peggio, di peccati gravissimi come quelli che qui nota San Giacomo, è chiaro che non è più semplicemente un pericolo, ma diventa essa stessa un peccato che invoca su di sé sciagure e pianti. Ora voi ricchi piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. La seconda parte è invece una bellissima lezione sulla pazienza. Le virtù cristiane sono una più bella dell'altra, perché se uno ci medita sono davvero un florilegio, una composizione celestiale, dove ognuna ha la sua funzione importantissima e insostituibile. Sappiamo che la carità è la più grande delle virtù, l'umiltà la più importante, la prudenza è la regina delle virtù umane, ecco, come non soltanto cristiane, come già la definiva Aristotele, e poi con lui San Tommaso d'Aquino. Ma la pazienza, insieme alla dolcezza, la pazienza è una di quelle virtù che compare quando c'è santità autentica. Perché la pazienza a tutti i livelli, adesso cercheremo di vederne qualcuno, richiede grandissimo dominio di sé e una grande statura interiore. È molto facile per noi comuni mortali perdere la pazienza, non soltanto esteriormente quando ci inquietiamo, spraitiamo, urliamo, offendiamo, peggio ancora ci lasciamo abbandonare all'ira, che è anche insomma l'ira violenta in alcune circostanze, insomma questi sono tutti peccati mortali, non dovessero accadere. L'impazienza è anche interiore, quindi anche alterarsi interiormente quando c'è qualcosa che ci urta. Quindi perché la pazienza è così importante? Perché la pazienza è la dimostrazione, è una delle dimostrazioni più chiare che l'anima comincia a saper dominare, nel senso di conformarla a quella divina, la propria volontà. Perché noi siamo impazienti, ci alteriamo volta che le cose non vanno come vogliamo noi, ogni volta che c'è qualcosa che non funziona, o in noi o fuori di noi. Ci può essere pazienti con il prossimo, non sopportando i suoi difetti, ci può essere pazienti per le avversità della vita, per un imprevisto, per una cosa per strada, per
la vita alle vostre, gli esempi più comuni che possono venire in mente, chi può essere impaziente perché i servizi non funzionano, perché i treni vanno tardi, perché gli autobus sono sovraffollati. Chi può essere impaziente con noi stessi, non avere pazienza con i nostri peccati, non sopportarci da soli, che non è virtù, eh. Molti pensano che questa sia virtù, dice, ah no, noi maestri di spirito dicono che bisogna avere disprezzo di sé, infatti io non mi sopporto proprio, no no, questa non è virtù. Avere il santo e sano disprezzo di sé è tutta un'altra cosa che essere impazienti con noi stessi. L'impazienza è la spia appunto di una grande superbia, perché il superbo è l'uomo che segue sempre e dovunque la propria volontà, e guai a chi si azzarda a contrastarlo. La pazienza è fondamentale perché, dice San Tommaso, è la capacità di sopportare con amore tutte le sofferenze e i fastidi che possiamo incontrare durante la vita terrena. È una virtù fondamentale, per esempio, qui San Giacomo fa l'esempio dell'agricoltore, aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra e che abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Noi possiamo essere impazienti, qui San Giacomo questo chiaramente allude, quando, non lo so, noi abbiamo tante belle promesse fatte dal Signore, no? Che viene il suo regno sulla terra, che lui vede, che lui ci aiuta, il bene prevale, il male viene sconfitto, viene debellato, e però continuiamo a vedere ogni giorno che tutto si vede meno che questo. E allora uno si può spazientire. Per esempio, per le persone che sono in cura d'anime, insomma io ne so qualcosina, se c'è una cosa che bisogna avere con le anime è la pazienza, ma anche con il lavoro apostolico, io ho un pochino di esperienza, poca ma quanto basta, per formare un pochino, trasmettere qualcosa a una comunità ci vogliono gli anni, ci vogliono. Non è che uno arriva in un posto, un giorno dopo stanno tutti a sentire a te e si convertono. Ci vuole un lavoro lungo, modellato appunto sull'agricoltura. E uno non può pensare, ah, vado qui, adesso faccio un incontro, non ci viene nessuno, non fa che chiudo la baracca, non faccio più niente perché nessuno mi si fida. Può anche fare questo, ma se lo scorda proprio, facendo un incontro, una predica, magari in un ambiente dove non sono abituati, stanno tutti a sentire a te. Bisogna avere pazienza, bisogna fare la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la decima. E se ci stanno due persone non fa niente, se no l'undicesima, la dodicesima, la undicesima, sapendo che i frutti vengono, chi lavora la terra lo sa bene, spaccandosi la schiena sulle zolle, zampando, concimando, innaffiando. Quindi le cose umane richiedono il patto. Cioè noi pensiamo, e Dio si è perfettamente adeguato a questo. Cioè se noi pensiamo alla storia della salvezza, cioè la storia della salvezza è durata millenni, d'accordo? La creazione secondo la Bibbia, poi lasciamo perdere se questo sia un dato reale oppure no, si colloca a circa 4.800 sono credo anni avanti Cristo, se non ricordo male. Ma Abramo, che è l'inizio della storia della salvezza, del peccato originale, disse nel 1850 avanti Cristo, quindi molti millenni dopo. Mosè ci vogliono altri 800 anni, stiamo intorno al 1100 avanti Cristo. Qui Giobbe è ancora posteriore, Giobbe citato, e Gesù è venuto dopo 1850 anni rispetto a Abramo. Quindi insomma tanti sono, no? Oggi siamo nel 2017, la Chiesa ha 2000 anni di vita, la pienezza della rivelazione è giunta, se
incluso con la morte dell'ultimo apostolo, la Chiesa sta camminando nel mondo in attesa di cosa? In attesa della parousia. Non ci sono altri grandi eventi salvifici della storia, quindi siamo in attesa del ritorno del Signore, come diciamo durante ogni Santa Messa. Pensiamo alla tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua morte. Quando torna il nostro Signore, siamo nel centenario di Fatima, la Madonna Fatima ha promesso alla fine del mio cuore immacolato trionferà. Questo grande trionfo del cuore immacolato di Maria, a meno che non ci siano, insomma, segreti nascosti, non è molto percepibile, assolutamente non è percepibile nel mondo, ma anche, insomma, dentro la nostra amatissima Chiesa ci sono tanti segnali di luce e tante cose belle, ma ci sono anche delle zone d'ombra, per cui si sente, si percepisce ancora un tempo travagliato questi movimenti, quindi non luminoso, solare e sereno come quello di un trionfo di quel cuore che davvero tanto ama i suoi figli, no? Ecco, però c'è la tentazione di scoraggiarsi, di perdere la pazienza, di lamentarsi. Ecco, San Giacomo diceva: il giudice alle porte, la parola di Dio non sbaglia, diceva il giudice alle porte 2000 anni fa, e lo era. Tanto che bisogna vedere in che senso intendere questa espressione, no? Noi conosciamo Giobbe veramente, se uno legge il libro di Giobbe, vede che cos'è la pazienza, sappiamo tutti quanti che Giobbe è l'emblema della pazienza, si dice anche nel parlare comune, questo c'è la pazienza di Giobbe, c'è la pazienza di Giobbe, perché Giobbe ne è passata in tutti i colori e non si è mai lamentato. Sempre detto benissimo, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quindi la capacità, ecco perché la pazienza è così segno di grande maturità interiore dell'anima, perché il paziente vede nelle avversità della vita anche la mano di Dio, che le permette per la nostra forgiatura, la nostra crescita, sempre per un bene maggiore. E la pazienza si apre anche alla sapienza della croce, no? Le persone che stanno sempre a lamentarsi, io, i sacerdoti sono abbastanza, come dire, se stanno in cura d'anima e se si dedicano all'ascolto delle persone, sentono tante situazioni a volte brutte, pesanti, disperate in alcuni casi, no? E che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Noi abbiamo dinanzi Gesù crocifisso. Abbiamo sofferto di più noi o ha sofferto di più Gesù crocifisso? Abbiamo sofferto di più noi o ha sofferto di più la Madonna dolorata ai piedi della croce? E che cosa ha fatto la Madonna ai piedi della croce? Cosa ha fatto Gesù in croce? Hanno avuto pazienza. Hanno accolto la sofferenza e l'hanno offerta al Signore in attesa, punto primo, credendo nella fecondità di quella sofferenza offerta, punto secondo, credendo che poi il Signore li avrebbe liberati, e li ha liberati, perché Gesù è risorto dalla morte e la Madonna è stata la prima a vederlo dare dopo aver unitamente la volontà di Dio accettato di bere tutto il calice dei dolori e delle sofferenze. Quindi, pensando a Giobbe, bisogna anche pensare alla sorte finale che riservò al Signore, che spero che tutti la ricordiamo, perché Giobbe ha superato la prova. Quindi ha accettato senza fiatare che Dio gli togliesse tutto, compresi i figli, compresi i beni, compresi le cose più preziose, gli animali, compresa la salute del corpo, tutto, la solitudine umana, abbandonato dagli amici, rimprottato dagli amici che gli parlano, che gli dicono: guarda che questa è colpa tua, è successo questa cosa qui, perché non è possibile, se uno soffre tutti questi mali vuol dire che è cattivo, che Dio ti ha punito, eccetera eccetera. Alla fine Giobbe, e questo è l'Antico Testamento, però ci dà anche la comprensione, la dimensione, viene risarcito, diciamo così, dal nostro Signore, molto più, è stato reintegrato nel possesso di tutto ciò che aveva con ampi interessi. Quindi beni con cui si ritrova, superati la prova, certamente beni sensibili, ma quando siamo nell'Antico Testamento sono assai superiori a quelli che perdette quando il Signore lo sottopose. Così vale per noi. Non c'è
minima sofferenza offerta al Signore, minimo atto di pazienza, di controllo di noi stessi, di rinuncia alla nostra volontà, di repressione del male dell'ira, che non sia profumatamente ricompensato dal Signore con grazie, pace e benedizione in questa vita e con grandi ricompense nell'altra, come fermamente crediamo, dobbiamo e vogliamo credere. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento.